Quando uno è al massimo del pessimismo, della disperazione, a parte il compiacimento che è sempre lì in agguato, c'è come una specie di tendenza a risorgere, a credere alla preziosa sensazione che la nostra vita possa migliorare. Non so se essere contento o diffidare dei momenti in cui mi riprende la fiducia. Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile, in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai, quando ci sono le elezioni. Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni, ed è più bella anche la scuola quando ci sono le lezioni. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. Un paio di schede e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata. E vado verso la cabina, volutamente disinvolto, per non tradire le emozioni. Faccio un segno sul mio segno, come son giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita, così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Democrazia.